Siamo qui alla Festa dell'Uva di Via Nicola Fabrizi, Borgo Campidoglio, in compagnia del presidente del Museo di Arte Urbana di Torino, professor Edoardo Di Mauro, che ha appena finito la visita guidata alle opere del museo e al rifugio antiaereo. Quindi qual è l'importanza di unire le attività del museo a una festa di via come la Festa dell'Uva? Credo che la motivazione sia quella che sottende proprio la dimensione dell'arte pubblica. L'arte pubblica rappresenta la volontà di portare il linguaggio contemporaneo fuori dai contesti abituali in una logica di partecipazione e di condivisione, ma questo significa portare anche bellezza e attrattività nei quartieri. Quindi chi non conosce Campidoglio viene qui per ammirare le opere, ma naturalmente poi scopre un tessuto sorprendente fatto di attività commerciali, di locali, di gallerie. E credo che la nostra partecipazione pluriennale alla Festa dell'Uva ricada proprio in questa dimensione: introdurre all'interno di una manifestazione importante di promozione commerciale anche dei momenti di cultura partecipata. Quindi la visita guidata, organizzata in collaborazione con Cultural Way e Museo Diffuso della Resistenza, quest'anno è stata particolarmente ricca, perché oltre alle opere del Mau e al Borgo Campidoglio, i visitatori hanno potuto fruire della chiesa di Sant'Alfonso con una narrazione sulla stessa e naturalmente del rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento, e questo ormai è un po' un classico. In più, noi, come nei due anni precedenti, abbiamo sostenuto economicamente la presenza di alcuni stand dedicati all'editoria indipendente piemontese. Ma guarda, devo dirti che sta andando decisamente bene. Sai, noi abbiamo anche alle spalle comunque una scuola, per cui chi frequenta questo pezzo del quartiere sa che quantomeno l'istruzione c'è, e associarci la cultura, il binomio è pressoché fatto, no? Siamo riusciti ad ottenere non solo di fare questa isola letteraria all'interno della Festa di Via, ma anche di iniziare a progettare un'area un po' più culturale all'interno del quartiere, con questa cordata di associazioni, tra cui appunto, a parte la casa editrice, Voglio Editrice, Didattica Attiva, Musica Pratica, anche con Antescena, anche con il MAU, anche con l'associazione Jonathan, altre associazioni di quartiere, cerchiamo il più possibile di fare rete, di cercare all'interno di questo splendido quartiere di creare un'occasione per stare anche insieme in maniera intelligente. Quindi comunque devo dire che nel tempo è stata accolta molto favorevolmente. Adesso la cosa bella, come succede anche per noi quando andiamo, per dirti, anche alla Fiera di Francoforte, ma è vedere la gente che sa che tu sei lì e quindi ti viene a cercare, dice: ah, ma io l'anno scorso ho comprato quello, ho comprato l'altro. E poi il fatto comunque per noi di essere a chilometro zero, perché uno dei progetti che portiamo avanti è lettura a chilometro zero, abbiamo anche qua a due passi quello che noi chiamiamo il librificio, che è la nostra sede dove organizziamo anche degli eventi. Venerdì prossimo abbiamo un evento per le famiglie insieme al Salone del Gusto, insieme a Terra Madre, un evento molto divertente di animazione teatrale e musicale sul tema dell'alimentazione.